Bella raga, qui Zeus, benvenuti qui in questo nuovissimo video qui sul mio canale Ogirac, che come potete vedere siamo ritornati qui nella carriera allenatore con il Palermo. Questa qui è la formazione, ho messo Puskas apposta di così, no? Di Trajkovski, perché ci dobbiamo andare a giocare questa fantastica semifinale. Ovviamente cioè, dobbiamo strabatterle quel Kazakistan, che cos'è? E il problema è che Trajkovski è ancora infortunato. Si è infortunato nell'ultimo episodio, quindi va bene. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, vediamo un poco. Primo minuto, cioè stiamo giocando bene. Loro già sono tutti in attacco, però la squadra nostra, il Palermo, dovrebbe essere leggermente più forte. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo di riuscire a batterli subito. Non voglio andare nei supplementari, tanto meno ai rigori, ma non penso, non penso in realtà. Comunque, va bene, va bene. Attenzione, però qui. Ok, infatti. Da dove è spuntato questo? Au, chi ha dato sto permesso? Va bene, va bene. Comunque, ragazzi, ho visto che vi sta piacendo questa serie, quindi sono contento. Voi lasciate lo stesso like, commentate e condividete. Bella azione. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. Attivate la campanellina. Nestorowski qui se l'è mangiato, proprio divorato. Dovevo andare direttamente al gol. Calmi però, perché ancora c'è tempo, ancora c'è Nestorowski qui che deve carburare un bel po'. L'altro Macedone però è infortunato, quindi meglio lasciarlo un pochettino così a riposo. Scatta Embalo, prova così il cross. Che si è mangiato Falletti? Che cosa si è mangiato Falletti al decimo minuto? Ok. Va bene, mi piace, bella, bella lì, bella lì. Ragazzi, loro stanno pressando un pochettino di più in questa parte, quindi dobbiamo tenerli un pochettino a bada perché non voglio assolutamente prendere gol ora al ventesimo. Anzi, proviamo a farlo, però se non riusciamo a prendere palla, attenzione da sopra, ho coperto quello sotto e ho lasciato quello sotto ancora. No, beh. Qui mi ha graziato il gioco. Io lo so che è stato il gioco a graziarmi, ok? Io lo so questo. Ok, calmi con l'embalo. Calmi con l'embalo, Falletti. Falletti, almeno cross la buona. Aia, Ciocev, Ciocev, appoggiala lì. Appoggiala lì. Easy, pulita. Easy, tranquillo. Pum, bella Ciocev. Bella, 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 così 1-0 al 25esimo. Sì. Ok. Questa semifinale di Cosino contro il K-Sports. Va bene. Va bene così. Allora, calmi ora, non prendere gol. Però non penso. In realtà, ragazzi, loro se la stanno giocando male. Ma guardate qui che spazio mi hanno lasciato. Non capisco perché è messo in attacco totale, forse. Quindi calmi con l'embalo. Provo un crossetto lì. Provo un crossetto lì. Easy. Pulita. Pulita. Chi è stato questo? Puskas. Puskas. Sì, va bene, va bene, va bene. Mi piace Puskas, mi piace questa squadra. In 3 minuti abbiamo fatto doppietta, doppietto, 2 gol. Quindi va bene, easy. Però ora non dobbiamo prendere gol, perché se prendiamo ora gol il computer diventa oh my god, XD, la CPU impazzisce. Che cosa fai? Cosa fai, Brignoli? Non osare mai più. Embalo, non mi scatta, bella lì. Va bene. Comunque, ragazzi, voi consigliatemi ovviamente chi comprare, visto che ora il calciomercato è aperto, ma in realtà questa è quella semifinale, quindi ancora dobbiamo testare un pochettino i giocatori, chi è che va puntellato un pochettino, chi invece va sostituito totalmente. In realtà per ora la squadra mi piace, quindi per ora la lascerei così. E tra l'altro siamo quasi ad agosto. Intendo nel gioco, ragazzi, se no me lo scrivete nei commenti. Nel gioco siamo quasi ad agosto, quindi il calciomercato sta finendo. Quindi, ragazzi, se mi consigliate uno così, tipo in questo episodio, nel prossimo o magari tra 2 volte, già penso di comprarlo, visto che abbiamo un bel budget, soprattutto se riusciamo a vincere questa competizione, l'avremo ancora maggiore. Voi scrivete, lo stesso si è fatto malissimo lì, calcio d'angolo. Ok, va bene, pulito, easy. Calcio d'angolo, sto scherzando. Fallo qui. Vai sul primo. Non c'è nessuno. Va bene. Ok. Bella così. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo all'esame. Allarga un pochettino con l'embalo lì. E va fuori. Bella.
Ma ragazzi, l'un'ora superata, vediamo cosa riusciamo a fare, perché 2-0, pulitissimo, mi piace, mi sta piacendo come ce la stiamo giocando, molto calmi e molto tranquilli, quindi vediamo di non prendere gol innanzitutto e di segnare qualche altro, tanto così per divertirci un pochettino in realtà, perché se qui riesce a scattarmi, ok, no, perfetto, aia, aia così. No, mi ha scartato lì, mi ha scartato vetrato. Bella Brignoli. E riesce a prenderla, riesce a prenderla al Rispoli. La lascia stare, ottimo. Si va in calcio d'angolo, bella. Ragazzi, 75esimo, tutto tace. Non riusciamo più a segnare. Vabbè, sempre arriviamo lì, ma nessuno riesce a metterla dentro. Va bene, calmi. Ora l'esami qua. Aia, aia, allarga. Attenzione da sopra. Chiudi da lì. No, gli ho lasciato lo spazio aperto. Io ho lasciato lo spazio aperto. Io. No, il centrale, me ne sono andato su verso sopra. Verso sopra gli ho lasciato tutto lo spazio libero. Va bene, 2-1. Attenzione ora, perché mancano 10 minuti. Non voglio assolutissimamente perderla questa, tantomeno pareggiarla e andare supplementari. Quindi, vediamo di chiuderci in difesa. Difesa lì. E nessuno si deve muovere più. Cioè, davvero. Davvero calmo? Oh, no, 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 no. Stanno giocando. Sono la Juventus ora. Ok, va bene. Se dopo io me lo mangio così, glielo do a cana. Va. Dai. Guarda qui. Guarda qui, veloce, veloce. Fallo andare, fallo andare. Embalo. Allarga da sotto. Ok, così Nestorowski. Nestorowski corri. Nestorowski corri. Provala così col tocchetto. Col tocchetto lì. Pulita. Storoschi, in contropiede, vum vum, è il capitano. Ah, bella questa, mi è piaciuta questa azione, in contropiede. Ed è 3 a 1, allora è finita, all'83esimo, qui è finito, tutte cose, perché in realtà, cioè, devono giocare, non so, il Barcellona per segnarmi ora due gol in 5 minuti, va, penso, non ce la fanno. Ok, non parliamo assai, però me la gufo troppo. Va bene, calmi così e non ce la fa a farmi scattare. Bella lì. Ho fatto pure entrare Puskas e ho tolto Puskas e ho fatto entrare Amoreo, così non si lamenta che mister voglio giocare, mi metto pure a me nella formazione, eccetera. Quindi non si lamenta, così giocano un po' tutti e siamo tutti contenti. E tra l'altro ho rifiutato, nel frattempo che tanto sta finendo, siamo al 90esimo, ve lo dico, ho rifiutato l'offerta, quella che mi avevano fatto per 1,5 milioni per l'esami, perché non ci sono però terzini che io possa acquistare. C'è Dalbert. Però è in prestito, che io potrei acquistare, però è in prestito, e quindi dopo c'è Kolarov, ma è a 32 anni e poi costa troppo, la Roma non me lo darà, non me lo dà gratis, già l'ho visto, quindi per ora tengo lì Moreo, 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 non tirare mai più. 93esimo, vuoi fischiare? Vuoi fischiare? Grazie. Ci siamo garantiti questo posto in finale, ragazzi. Ci andiamo a giocare nel prossimo episodio. Vediamo chi si è qualificato, perché ora sono curioso. Si qualifica il Frosinone vincendo 2-1 contro il Celtic. Quindi ci giocheremo la finale contro il Frosinone. Già ci ha battuto. E va bene, per ora così va benissimo. E ragazzi, direi che per questo appuntamento è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi lascio un bellissimo like se vi è piaciuto questo video. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche del canale. Ragazzi, ci si becca. Al prossimo appuntamento, datemi tutti i consigli su chi migliora, come migliorare, che tattiche utilizzare. E va bene, ragazzi, ci si becca al prossimo appuntamento. Qui il vostro Zeus. Bella bombera, alla prossima!